caro saluto dalle Puglie, ci troviamo in queste terre meravigliose dove terra e mare si incontrano e da un certo punto di vista sovviene alla mente quel passaggio splendido di Heidegger in cui si parla del Gewirth, la quadratura, dove mortali e divini, cielo e terra si incontrano. Ma questa, oltre ad essere una terra splendida che merita di essere sempre valorizzata per la sua cultura, per la sua classicità, per la sua natura splendida e prospera, è una terra che oggi sta soffrendo non soltanto per la questione degli ulivi, che sono afflitti dalla xylella, che sta letteralmente mandando in rovina queste piante secolari che sono vestigia non soltanto della natura ma anche della storia umana. Le Puglie sono afflitte anche dal problema del viadotto, di cui si sta molto parlando, con proteste dal basso che in qualche modo stanno riconfermando le tendenze generali del nostro Evo post 1989, con lo scontro verticale fra i popoli oppressi e precarizzati, in basso e in alto il nuovo signore globale elitario, i fautori della mondializzazione. Per cui le Puglie debbono essere considerate come un luogo resistenziale rispetto alla battaglia di classe del nuovo millennio tra popoli ed elite apolide capitalistica. Io sono particolarmente felice di essere in questi luoghi splendidi dove torno sempre con grande gioia. Mi trovo segnatamente nella Val d'Itria vicino a Locorotondo e vedete intorno a me una natura rigogliosa, una verdura splendida che riempie il cuore, che è oggetto di considerazione filosofica anche. Effettivamente la natura sembra in questi luoghi dare ragione allo Schelling, allorché diceva essere la natura spirito dormiente, ma sempre spirito essere. Ecco, quindi un piccolo ricordo da queste terre splendide e veramente ricche di cultura, di civiltà e di splendore della natura.